ancora vivo in noi il ricordo di una vostra conferenza nella biblioteca di Piano di Sorrento. No, davvero? Noi siamo appositamente qua. Fantastico. Non è un'intervista, è semplicemente un complimentare. Noi abbiamo ancora la pelle d'oca che ci vibra. Ci avete preparato non una mostra, ma un percorso, un viaggio. Qua dobbiamo scrivere i libri di storia. Io sono commosso, non mi aspettavo una dichiarazione di amore come questa, e ce l'abbiamo messa tutta, non era facile perché abbiamo costruito questa mostra potendo contare sugli imponenti depositi del MAN, ma non coprivano tutto. Sono dei capitoli che rimangono inevasi, ma sono stati raccontati in altre mostre. Ad esempio, l'assenza di Ponte Cagnano è grave come assenza, ma non era rappresentato nulla di etrusco di Ponte Cagnano nelle collezioni del MAN. Abbiamo composto però un percorso che fonde due racconti. Uno è quello archeologico di questa prima sala, e cronologico, e l'altro però, al quale tengo di più, anche se più complesso, è quello storico-culturale, cioè il modo in cui noi abbiamo capito chi eravamo ragionando sugli Etruschi, cioè sviluppando i metodi per comprenderli. È stato un percorso che è durato 3 secoli e nel quale sono comprese figure come Giovan Battista Vico, Vincenzo Cuoco, che esaltavano gli Etruschi forse anche... Persone che hanno messo mano e ne hanno raccontato gli accenni. Appunto, perciò parlavamo di una rivisitazione della storiografia moderna che allarga i confini e arricchisce gli altri elementi. Intanto, da quando vi abbiamo conosciuto lì a Piano di Sorrento, vi seguiamo anche a Villa Giulia. Quindi, avete visto che è successo di tutto a Villa Giulia ultimamente. Ma il vostro centellinare con delle pillole, con dei video, con delle cose, insomma, ci mantiene e ci fa nascere la voglia di venire anche a Villa Giulia. Mamma mia, ma è bellissimo. L'abbiamo fatto sempre, abbiamo provato a farlo ancora di più durante questo periodo di chiusura per portare il museo a casa di tutti o portare le persone virtualmente fuori casa. Certo. Gli strumenti come quel cellulare con cui state inquadrando sono potentissimi e importantissimi. Intanto, direttore, possiamo dire che le vostre idee hanno trovato agar fertile qui con un Giulierini. Sì, quando è arrivato Paolo, qui, e con le sue conoscenze sul mondo etrusco, lo facevano quasi guardare con un profondo di no, ma questo mi ricordo cosa scrivevano i primi giornali. I giornali dalla lingua biforcuta, mentre invece adesso si è rilevato un grande patrimonio, un grande pregio. E dovete essere affezionati ai vostri direttori, certo. Ve lo dico in modo un po' così, con conflitto di interesse, però se una persona prova a far bene il suo lavoro e chiunque lo percepisce, è l'obiettivo principale. Un museo archeologico ha aperto prima ancora di tutti gli esercizi intorno, cioè significa che è un trainer non solo di attività culturale, ma anche e soprattutto di relazioni sociali, di società. Esattamente. Quando il bar di fronte ha visto, ma il museo è aperto, allora hanno tirato e quante loro la sala cinese. Ma infatti la cultura deve dare questo tipo di segnale, è importantissimo, sempre con la prudenza che occorre, perché purtroppo il pericolo non è passato. Però la cultura dal punto di vista simbolico può fare molto e deve fare molto, e sarebbe bello che un po' più persone ne fossero consapevoli. Sicuramente, ma il nostro lavoro è proiettato proprio con questo obiettivo, cioè far conoscere e attirare le attenzioni. E fate bene, continuate a farlo e portate i miei saluti anche a Felice. Allora. Sicuramente ci vedremo qua per la vostra conferenza di... Sì, non so più quando, perché doveva essere a marzo, certo, naturalmente tutto slittato e tutto da ragionare e ricostruire, sono a disposizione. E poi davvero, come ha detto prima, ci conto, venite a Villa Giulia. Sicuramente. Ci saremo. Va bene. Grazie, buon lavoro. Saluto a tutti voi, ciao, grazie. Ciao.